Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Buongiorno, buongiorno, è già vigilia di Inter-Napoli, ne parleremo a lungo da qui alle 13, soprattutto con voi allo 081-63-6363, il numero sempre attivo per le vostre telefonate, poi c'è quello per i WhatsApp 339-666-9990. Raffaele Auriemma, buongiorno. Ciao, ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti, è una bellissima giornata perché mi ricorda il sabato questo qui, quando tu sei già con l'adrenalina in circolo perché dovrai vivere una partita, figuriamoci se poi la partita si chiama Inter-Napoli, che io considero le due formazioni più performanti di questo campionato. La Juve è quella più attrezzata, ma Inter e Napoli hanno dimostrato di poter competere con i bianconeri, anche perché forti dei migliori attacchi della Serie A, ma ne parleremo a lungo nel corso di questa puntata. Eh sì, come dicevamo allo 081-63-6363, Raffaele, novità su Osimhen. Abbiamo letto insomma di questa indiscrezione, è volato in Belgio, quel centro che ricordi è lo stesso, sì, dove andò a lavorare, mi sembra, Mertens e anche Goulam in passato. Assolutamente, è vero? Sì, è così, è quello il centro. Ad Anversa. Sì, sì, prego. Ad Anversa per provare ad accelerare i tempi di recupero. Possiamo mettere un orizzonte, no? A questo punto meglio. No, ma l'orizzonte è, giorno per giorno si capirà questo nervo, se avrà recuperato la funzionalità. Osimhen ha 20 anni, quindi diciamo che la previsione per un ventenne è molto più agevole rispetto a uno di un'età superiore, quindi io credo che lui voglia giocare almeno Napoli-Torino, ecco, almeno quella partita vorrebbe giocarla, ma secondo me proverà pure per domenica con la Lazio almeno ad essere convocato, cioè tagliarlo fuori definitivamente da queste partite che mancano alla fine del dannatissimo 2020, io non lo farei, anche se la logica lascerebbe pensare forse è meglio che riprenda il 3 gennaio. Però lui è testardo e sta cercando in tutti i modi di tornare in campo prima che chiuda i battenti il campionato per le feste natalizie. Direi però di sentire anche gli amici che ci contattano allo 081-63-6363. Il primo oggi si chiama Gian Guido. Buongiorno Gian Guido. Ciao Gian Guido. Ciao, buongiorno Raffaele. Ciao. Buongiorno. Niente, io faccio parte dei contentissimi del Napoli, perché il Napoli, sì, sta andando, credo che siamo in linea, i nostri obiettivi anche forse anche un poco oltre, se, per quel che mi riguarda. Per cui ho poco da dire al giornale, tu già hai detto è tutto, si sta molto esaustivo. Quello che però ieri sera ho assistito a una trasmissione sportiva dove tu eri diciamo sei parte integrante di quella trasmissione, e ho assistito a uno spettacolo indegno, non da parte tua, per carità di Dio, dallo studio dove c'era il club Juve Mediaset, praticamente tutto il club Juve, e dove c'era un signore, Filippo Facci, un giornalista di Libero, se non vado errato, che non perde occasione per sputare veleno e sentenze a volte infondate e sicuramente sgrammaticate su Napoli, con le sue facce, diciamo, da primate, ma non primate, da primate vuol dire scimmiforme, mentre tu parlavi, e dove io ho invidiato la tua serafica calma a rispondergli, e dove purtroppo Gennaro Montuori, Palumelle, sono messi in condizione, non dico di scarrerare, beh, però sì, ma non parliamo pagina di altri, dai, non mi piace che tu parli di altre persone esprimendo un giudizio, capito Gian Guido? Finché parli di me va benissimo, però altri non presenti non è una cosa corretta, solo per questo te lo dico. Poi puoi avere tutti i pensieri che vuoi, io non è che te li sto contrastando, però evitiamo di parlare delle persone non presenti. Andiamo anche a leggere qualche messaggio arrivato al 339-666-9990. Anzi, facciamo una cosa, ascoltiamone qualcuno. Eccone qui il primo. Buongiorno Radio Marte, sono Alfonso da Napoli. Volevo innanzitutto fare un ringraziamento al lavoro che sta effettuando Di Lorenzo, che non si sta fermando da quando è iniziato a rigiocare dopo questo maledetto Covid. Poi volevo anche chiederti, eventualmente, per una proposta indecente fatta per Fabian Ruiz,
un'alternativa come Locatelli o Rodrigo De Paul, tu cosa ne pensi? E in ultima analisi, ma che cosa prendi tu, Raffaele, come medicinale per sentire le baggianate che ti vengono dette da pseudo giornalisti e scrittori, da Tiki Taka? C'hai proprio uno stomaco di ferro a sentirli. Ti auguro ancora ottime feste, no, a te e tutti quanti di Radio Marte. Ciao, no, Alfonso. Lo stomaco di ferro, ho semplicemente attivato il pilota automatico. Di fronte alle persone che hanno un grandissimo difetto, il complesso di superiorità nei nostri confronti, io ci rido sopra, perché tanto è inutile, soprattutto se una persona ha 80 anni. Ma che, come lo vuoi migliorare a uno di 80 anni? La sua elasticità mentale non esiste più, ammesso che ne abbia avuto mai uno. Quindi io lascio proprio perdere. Quando posso, ribatto. Quando ascolto cose inaccettabili devo per forza ribattere, altre volte mi faccio una risata e commisero. L'unica cosa da fare è commiserare le persone che non stanno bene, perché chi non sta bene devi capire che quello dice le cose perché non sta bene o è troppo vecchio, perché poi quando uno è vecchio è presuntuoso, mamma per mia rispondere... Vai. Per rispondere anche su Fabian Ruiz, all'amico, dipende come vuoi giocare, Raffaele, perché sì, se tu sostituisci Fabian Ruiz inteso come mediano per giocare a due, secondo me Coop Miners per esempio è meglio dei due profili che ha detto lui. Se viceversa lo sostituisci perché vuoi giocare a tre, Locatelli e De Paul sarebbero tanta roba. C'è Fabio in collegamento con noi. Buongiorno Fabio. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Volevo rivolgere questa domanda. Ho letto su internet che il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI potrebbe almeno restituire il punto tolto al Napoli. Tu credi che sia probabile questo risultato, questa decisione, oppure non hai speranze su questo? Ma almeno Fabio, io credo che sia l'unica cosa che possa essere decisa in logica. Nella logica l'unica cosa da farsi è questa, perché così il collegio del CONI, che finalmente è parte terza tra la Federcalcio, la Lega Calcio e la giustizia sportiva, che sono integrati in questi due elementi, no, la giustizia sportiva dipendono da Lega Calcio e Federcalcio, e il Napoli che invece è la controparte, cioè il CONI per lo mezzo. L'unica cosa da farsi, che sarebbe comunque dannoso per il Napoli, perché comunque tu perdi una partita senza averla giocata, è quello di restituire almeno il punto di penalizzazione. Poi vediamo se a quel punto De Laurentiis deciderà anche di andare avanti nella giustizia ordinaria. Intanto c'è Pasquale al telefono e poi ci fermiamo. Ciao carissimo, sono Pasquale da Pisa. Ciao. Innanzitutto complimenti sempre, grazie, e complimenti Pasquale, anche grazie, per ieri sera. Quello che vorrei dire, vabbè, ai miei fratelli napoletani, ragazzi, noi Maradona l'abbiamo vissuto e l'abbiamo respirato. C'è gente che non ha la nostra emozione e bisogna capirlo, ognuno dice ciò che vuole. Raffaele ieri ha risposto a modo, a tono, bravissimo. Il concetto, ragazzi, che se noi rispondiamo vaffanculo a ognuno che non la pensa come noi, non riusciamo mai a difendere la nostra città. Io mi trovo a Pisa e ogni volta che ho a che fare con gente, tanta gente che ha dei pregiudizi, non rispondo mai da fanculo, ma gli dico le cose positive della nostra città. Non so se mi sbaglio, se noi dobbiamo cercare di cambiare così, approccio, aspetta, secondo me, o allora, se no sbagliamo, vorrei sapere come la pensi e ti ringrazio. Te lo dico subito come la penso e ci fermiamo. Quando sento dire a persone ottuagenarie, io come posso non apprezzare la Napoli di Benedetto Croce, di Matilde Serao, di Totò, di Massimo Troisi? È bella forza, e che bisogno c'è di che bisogno c'è di dire che sono napoletani? Sono napoletani, ma sono dei grandi artisti. Troppo comodo dire io apprezzo la Napoli di, no, tu devi capire Napoli che cos'è, perché ci sono tante persone che avrebbero potuto essere Benedetto Croce, Matilde Serao, Totò no perché è unico, Massimo Troisi, ma forse non ce l'hanno fatta perché non hanno trovato il modo per poter esprimere il proprio talento. Napoli è tant'altro, non è solo questo. Ma mi dite una cosa, ma io come faccio a spiegarglielo a qualcuno che è ottuagenario e quindi con il cervello inspessito, o altri che sono proprio razzisti dentro? Ma io posso mai spiegarlo? Li faccio parlare e li colpisco lì dove posso, perché poi, essendo anche di base ignoranti, è facile andarli a colpire, mica tanto.
Però siamo dobbiamo fermarci. Sì, siamo pochi istanti, poi torniamo con qualche ospite e anche con le vostre chiamate allo 081 636 363. A tra poco. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua di nuovo, tornati in diretta, e direi di andare subito al telefono perché abbiamo un nostro talent, un magistrale calciatore, quando riusciva ancora a dare del tu alla pelota, e soprattutto oggi un grandissimo commentatore come Salvatore Bagni. Ciao Salvatore, buongiorno. Ciao, grazie. Ma del tu la pelota si dà per tutta la vita, eh. Io ho visto gente anche a 57-58 anni. Ma io ho visto anche te alla tua età. Ho visto anche te alla tua età una partita di calcetto, quindi è così. No, niente calcetto, calcio 11, non mi piacciono. Io ti ho visto troppo, a giocare un calciotto, anzi calciotto. No, t'ho visto. T'ho visto, c'ho le immagini, come no? Beh, sì, quella volta diciamo organizzata tu, perciò sono venuto volentieri. Salvatore, sarà calcetto, calciotto, gara 11, sarà quel che sarà, ma secondo me lo spettacolo ci sarà domani sera allo stadio Meazza. Inter e Napoli hanno gli attacchi più forti di tutta la Serie A, sono le due squadre probabilmente più frizzanti di questo torneo. Sì, assolutamente, quelle più frizzanti, quelle che secondo me se la giocheranno fino alla fine, quelle che hanno la possibilità di segnare tanti gol perché hanno un potenziale offensivo molto importante, ma soprattutto il Napoli, e hanno giocatori che possono cambiarti le partite in corsa, come è successo domenica a Napoli. Ma il Napoli ha più potenziale offensivo assolutamente dell'Inter, ha pochi ricambi davanti l'Inter. E infatti è proprio vero, invece nel Napoli direi che è proprio il contrario, anzi c'è una bella abbondanza, considerando anche che Osimhen per il momento non c'è. Tu pensi che chi vince questa gara può essere considerata la giusta alternativa alla Juve? Chi vince questa gara, secondo me, è un vantaggio. La Juve non la considera vincente quest'anno, protagonista ma non vincente. Chi vince questa gara ha un vantaggio nei confronti dell'avversario. Ho già detto che magari Inter e Napoli si giocheranno secondo me il campionato. C'è da considerare che le prossime due partite per il Napoli saranno importantissime, due partite molto difficili. Iniziamo da quella di San Siro, che sarà secondo me fondamentale dal punto di vista del psicologico per quello che riguarderanno poi le partite seguenti. Il Napoli si e allora te la faccio così, Salvatore, scusami, perché due trasferte consecutive con Inter e Lazio è un trappolone incredibile. Poi dopo il Napoli a Torino, Cagliari, Spezia, Udinese e Fiorentina, queste cinque partite consecutive qua, in cui, prima della Supercoppa, in cui si può raccogliere. Allora ti chiedo quanti punti dovrebbe fare quel Napoli tra Inter e Lazio per ritrovarci qui lunedì prossimo e dire gli azzurri sono veramente da scudetto. Dovrebbe non perdere a San Siro e vincere con la Lazio. Io dico che il Napoli potrebbe trovare tante difficoltà anche nella partita con Lazio. La Lazio è stata frenata dagli infortuni ed è stata frenata secondo me da il cammino in Champions League. Adesso libera da impegni una squadra di grande qualità e che ti può mettere in difficoltà, perciò un punto, perché se no il Napoli non giocherà mai per il punto a San Siro, però con 4 punti dopo potresti trovarti veramente davanti in classifica con le partite che tu hai elencato. Sì, in Serie A il capocannoniere è Cristiano Ronaldo insieme a Ibrahimovic con 10 gol, poi Lautaro Martinez con 9. Nel Napoli il capocannoniere si chiama Irving Lozano, 6 gol, cioè praticamente gli stessi di Ronaldo, se non avesse Ronaldo tirato i 4 calci di rigore. Che cosa è successo, non oggi, prima? Perché Lozano, secondo te, non si esprimeva da Lozano, Salvatore? Abbiamo perso Salvatore. Intanto che ripristiniamo il collegamento, facciamo una cosa, sentiamoci un bel messaggio vocale, eccolo. Beh, c'è una da fuori grotta. Due cose voglio dire. Uno, Palumello è già secco proprio, da chi lo programma, perché dico da napoletano e mi dispiace, ho vergogna sentirlo parlare. Due, ma uno che rinnega la sua città,
la Sicilia, ma che persona può essere? Su, andiamo, non gli diamo retta a questa gente che Catto Burdella ha fatto i fumetti. Buona, arrivederci sempre, forza Napoli. Ha fatto i fumetti, è meraviglioso. Non mi sento di essere contrario al ragionamento fatto da questo amico sui due fumetti. Abbiamo recuperato Salvatore Bagni, eccolo qua. Sì, Salvatore. Ci sono, sentito, speriamo. La mia domanda su Lozano o vuoi che te la ripeta? Allora, guarda, Lozano, intanto non pensare di tirare dei rigori a Napoli, perciò evita... No, di no, infatti hanno già deciso che non ne avremo, quindi... E a parte non li tirerebbe lui, però rigori non ce ne sono, beh, lui è stato determinante nella stagione che sta giocando, determinante come atteggiamento, determinante nei gol, come dicono qualche allenatore qualche tempo fa, dicevano che i giocatori non fanno la differenza e conta il gruppo, no, conto no, il giocatore di qualità che si mette a disposizione del gruppo, che è totalmente differente, un giocatore come Lozano che entra, si cambia il volto della partita, anche come atteggiamento della squadra, vuol dire molto. E ripeto sempre queste cose, il Napoli di questi giocatori che si possono alternare a farti vincere le partite ne ha tanti, può essere Insigne, può essere Lozano, può essere Zirinski, può essere Mertens, può essere chiunque, ne ha tanti, e questo è un vantaggio nei confronti degli avversari. Sì, l'ultima cosa che ti voglio chiedere e poi lascio la parola ad Andrea Falco. Il Napoli quest'anno, fate finta che non lo sto dicendo per quelli che sono scaramantici, io non lo sono, ha vinto tutte le partite di campionato giocate in trasferta: Parma, Benevento, Bologna, Crotone, tutte vittorie tranne Crotone, che ha dilagato, anche perché il Crotone ha giocato per un lungo periodo con l'uomo in meno. Il Napoli ha giocato soffrendo e vincendo di misura. Questa è un'altra qualità che potrebbe essere fondamentale proprio nella partita che giocherà domani sera a Milano, ore 20:45, Inter che tra l'altro ha perso una gara in casa, il derby contro il Milan. Sì, ma guarda, perché fermarsi adesso con queste due partite, esatto, che verranno? Perché fermarsi? No, c'è da dire che sì, la squadra si trova in questo momento in un momento importante e determinante. C'è da dire che l'Inter, l'abbiamo visto anche domenica, ha giocato con una veemenza, sapendo che anche andando oltre le dichiarazioni di detto che magari la squadra per farla crescere, no, la squadra è stata presa con tutto rispetto per vincere quella squadra, sì, perché è una squadra che potenzialmente può vincere anche per il mercato che ha fatto, perciò però ha un bivio. Napoli ha tre obiettivi importanti, l'Inter ne ha perso uno, forse il più importante della stagione, gli è rimasto il campionato, quello deve fare, se no sarebbe una stagione da dimenticare, e questo purtroppo è un punto a favore dell'Inter in una partita che potrebbe essere determinante, però poi bisogna trovare il punto di equilibrio giusto per essere non tesi, esatto, ma equilibrati nel giocare, essere sereni, e l'Inter domenica partita molto forte, poteva chiudere la partita, poi a un certo punto la poteva assolutamente perdere. Sono equilibri precari che il Napoli deve sfruttare. Certo. Vabbè. Salvatore, no, ti volevo chiedere sulla gestione delle risorse, che sarà una bella sfida per Gattuso in questa settimana, no? Considerando che il Napoli giocava contro la Samp a neanche 72 ore dalla partita con la Real Sociedad, adesso rigioca domani e poi domenica un altro big match. In realtà poi gli uomini per fare tante rotazioni neanche ci sono, considerando i problemi di Osimhen davanti, ma anche Usai e Rachman, insomma, che tornano dal Covid e così via. Per esempio Insigne, ecco, era parso molto affaticato, Elmas non lo vediamo da un po', secondo te può iniziarla una delle due, per esempio, lui? Secondo me giocherà, non mi espongo, ma certo sono quattro gli attaccanti, perché secondo me giocherà ancora Zielinski dietro la punta. Perciò giocheranno secondo me Lozano, Insigne e Mertens. Allora io vi do la formazione di domani sera. Per me Ospina, te l'ha detto Rino. No, allora, ma figura. Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne e Mertens. E vai, andiamo a vincere. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Perché purtroppo in questo momento Fabio Ruiz non dà quello che chiede. Diciamo che la formazione è migliore del Napoli in questo momento. Dai. Perciò ed è giusto, giocherà con questa formazione, anche io sono d'accordo. Va bene, Salvatore, noi ci vediamo più tardi, mi raccomando, bello tonico.
da sempre tosto, sempre tosto. Quasi tutto tosto, non tutto tutto, ma quasi. Ciao. Un abbraccio grande, un abbraccio grande. A Salvatore Bagni, numero uno assoluto. Sentiamo un messaggio vocale e poi ci fermiamo. Ciao Raff, siamo degli amici autoferrotranvieri da Modena, come ricordi bene. Siamo sempre in contatto con voi. Adesso vi mandiamo una telecronaca di un nostro amico che voglio sentire della prossima partita dei Inter-Napoli. Vai, ok? Senti. Ciao, un saluto. Si gonfia la rete, forza Napoli! Alla grande, che coro, meraviglioso. Fermiamoci Andrea, fermiamoci. Bravissimi, ci fermiamo e poi torniamo con le vostre telefonate allo 081-6363-63. Pubblicità. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Sarà un turno importante questa giornata numero 12 del campionato di Serie A, tra l'altro partita molto significativa, anche quella che si giocherà questo pomeriggio. Nella sfida tra i due Inzaghi, no? Che già c'era stata, se non sbaglio, tre anni fa, quando Simone Inzaghi sfidò suo fratello Pippo, che all'epoca era l'allenatore del Bologna. Era il Bologna. E riuscì anche a batterlo. Quindi questa sera Benevento Lazio, ore 20:45, ma alle 18:30 ci sarà anche un'altra sfida tra Udinese e Crotone. Udinese che tra l'altro viene da 3 vittorie consecutive, Crotone che ha vinto la sua prima partita nell'ultimo turno. E domani sera ci divertiremo un po', c'è Genoa-Milan, che non è una gara non poco significativa, Verona-Sampdoria, Inter-Napoli e Parma-Cagliari, oltre a Spezia. Chissà perché quando dici Udinese, Raffaele, io penso sempre al nostro prossimo ospite. Eh? Io lo penso per varie squadre, oltre che per l'Udinese. No, anch'io, però se dici Udinese, certo. Io penso a quella partita e penso a Gigi De Cagno, che è in collegamento con noi. Buongiorno, mister. Buongiorno, ben trovati. Come stai, Gigi? Bene, Raffaele, sono sempre in attesa del quel tuo ricordo. E quando avremo modo di incontrarci, Covid permettendo, io certamente ti consegnerò quella pagina di giornale che ho custodito apposta per te, caro Gigi. Grazie, mi fa piacere, grazie. Mi chiedevo una cosa, ma per battere il Napoli, che soprattutto in trasferta è una squadra invincibile perché le ha vinte tutte finora quelle giocate, non è che Antonio Conte ti ha chiamato per chiederti qualche suggerimento? Perché non tutti forse si ricordano che Antonio Conte ha cominciato a fare l'allenatore con Gigi De Canio. Gigi era il primo al Siena e Antonio Conte era il suo vice. È così, è sì, Gigi? Sì. Non ti ha chiamato tu? Io no, non lo chiamai io perché volevo gente di qualità a fianco a me, chiamai Ventrone, sì. E facciamo un bel gruppo. E poi lui dopo voleva stare con me 2 o 3 anni e poi prendere il volo, invece dopo il primo anno decise di andare subito via, non gli andò subito bene, però poi dopo la stoffa è venuta fuori. Però non mi ha chiamato per chiedermi, perché non c'è bisogno. Non c'è bisogno? Sa già tutto. No. Ma era già così Antonio Conte quando faceva il tuo vice? Beh, era così come, scusa. Caratterialmente. Era un po' più vice, penso. Penso era un po' più vice all'epoca. No? Beh, allora era un vice, stava al suo posto, ma io comunque non collaborava in maniera così corretta come fanno i vice, con una partecipazione attiva che io chiedo ai miei collaboratori quando opero. Certo. Sì, oggi però mister il curriculum dice ovviamente Antonio Conte, però mi sembra che il momento di Carino Gattuso, cioè mi sembra molto più padrone del suo progetto, molto più con le redini della sua squadra e anche dell'ambiente, no? Tra le mani, rispetto a come se la passi Conte all'Inter, anche se poi sul campo le due squadre hanno fatto gli stessi punti.
Beh, intanto Inter e Napoli sono due gran belle squadre. Diciamo che io ritengo che probabilmente l'Inter insieme alla Juve siano un po' in ritardo e il Napoli no, il Napoli è nella posizione, nella condizione che tutti ci aspettavamo, che comunque io mi aspettavo all'inizio di campionato. C'è il rammarico che magari questa posizione, questa condizione viene da uno, una partita non giocata è il punto di penalizzazione, e altre due da due sciagurate partite in casa addirittura, insomma, che invece sarebbe dovuto essere il fortino del... Io ci aggiungerei no. anche i rigori che non stanno dando al Napoli. Gigi, non è una questione di vittimismo, ma no, è realismo. Sì, va bene. Io questo poi magari entrando nel dettaglio si può discutere di tante cose. Dicevo in senso generale e così per analizzare in maniera anche così sintetica l'andamento e il comportamento della squadra in quelle due partite in casa in cui non ha fatto risultato contro il Sassuolo, cioè che l'ha persa, insomma, un po' di rammarico c'è, no? Perché di solito in casa magari, insomma, visto la squadra si pensa di poter fare sempre risultati. Io però insisto nel dire che certe sconfitte, è vero che il Napoli non ha giocato benissimo, però ci sono anche gli episodi che determinano sì, la partita. Sì, beh, certo, sì, quindi questo, per questa questo ragione è, questo è innegabile. Io dico, se col Sassuolo l'arbitro espelle Locatelli per un piede a martello evidentissimo che il VAR non gli ha segnalato, mentre gli ha segnalato la schiacciata di dito che Di Lorenzo ha fatto su Raspadori per il rigore, c'era, è giusto assegnarlo. Già lì quella partita cambia, contro il Milan, Milan in vantaggio di un gol a zero. C'è un fallo nettissimo di Donnarumma in area di rigore che ha falciato Koulibaly e il VAR non segnala all'arbitro il rigore, allora è chiaro che quelle partite sono state anche condizionate da quegli episodi. Sì, Raffaele, personalmente io adesso io credo alla buona fede degli arbitri e credo agli errori in buona fede. Per me il rigore assegnato contro il Sassuolo è un'ingiustizia grossolana, perché assolutamente quel rigore sul piede pestato e con quello che cade una passione di secondo. Ma nel calcio dopo, quante volte succede che uno va piede su piede? Perché appunto, è uno sport di contatto. Quello non era un rigore assurdo. Il regolamento che è sbagliato lì, ma non puoi dare quel calcio di rigore. Si è scomodato addirittura il VAR per intervenire su quell'episodio. Un'ultimissima sì. Se posto a mister De Canio, si affrontano i due migliori attacchi della Serie A, due attacchi diversi però, cioè da una parte ci sono due punte molto pesanti, no? Come Lukaku e Lautaro Martinez, due che da soli ti possono fare il bottino di gol a fine anno che ti serve, dall'altra il Napoli che invece manda in gol praticamente tutti, 10 marcatori diversi. Gigi De Canio che preferirebbe, ecco, due attaccanti di riferimento o una squadra dove tutti possono andare in gol? Ma io credo che una squadra dove ci siano più giocatori con la possibilità di fare gol sia sempre da preferire. L'esaltazione del collettivo, il gol deve essere una prerogativa di tutti, per un fatto psicologico, perché la gioia di ogni calciatore è arrivare al gol, e per un fatto anche logico, se in una squadra più calciatori hanno l'attitudine a cercare e in maniera concreta la possibilità di arrivare al gol, credo che ci siano per una squadra più opportunità di vincere più partite. Quando magari non ci sono i momenti di forma di coloro che sono deputati a fare gol, la squadra ha le altre alternative che arrivano al gol. Concettualmente a me piace più questa idea.
Va bene Gigi, staremo a vedere come finirà questa partita, che ritengo essere la più significativa di questo scorcio di stagione. Intanto ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata a voi. Grazie, ciao, a Gigi De Canio. Dobbiamo fermarci, Andrea, un po' di pubblicità e poi torniamo con la raffica, no? Con la vostra, esatto, voce allo 0816 36 363, ma anche con i vostri WhatsApp scritti e vocali 339 666 9990. A tra poco. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, possiamo dare vita alla raffica finale con i numeri di telefono che tutti conoscono, ma è sempre giusto ricordarli, pure meglio. Assolutamente, infatti lo facciamo subito, 0816 36 6363 per intervenire al telefono, 339 666 9990 per intervenire invece con i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Sentiamole uno. Buongiorno Raffaele, sono Rosario da Pozzuoli. A Napoli ci è andata bene in Europa League, Granada, una squadra alla portata del Napoli. Spero con l'Inter faremo una bellissima partita, come dice Gattuso, con il coltello fra i denti. Ti volevo fare una domanda di mercato: secondo te ti piace Adama Traoré del Wolverhampton? Cosa ne pensi? Lo so, è ancora presto parlare di mercato, però volevo farti questa domanda. Ciao e complimenti per la trasmissione. Grazie Rosario, non è ancora presto parlare di mercato, perché aprirà due settimane, tra poco più di due settimane, però ti dico che Adama Traoré, uno, non è nelle possibilità del Napoli, due, a gennaio il Napoli deve vendere, bene che ce lo mettiamo in testa, il Napoli a gennaio deve vendere, il primo è Milik, poi deve dare via Llorente e poi qualche altro calciatore, che magari se si trova una soluzione per Goulam, capito? Cioè il Napoli deve vendere, poi se nell'ambito di questa multivendita che dovrebbe esserci a gennaio potrebbe anche arrivare un calciatore, però bisogna vendere per abbassare il... Io un esterno in più davanti lo prenderei, sinceramente, un giovane, uno con la gamba che ti può entrare nell'ultimo quarto d'ora, se riesci a vendere tutti ci penserei. Antonio al telefono con noi, buongiorno. Pronto? Sì Antonio, buongiorno. Eccolo. Pronto, buongiorno. Buongiorno Auriemma, complimenti per il programma. Grazie. Niente, volevo chiedere solo una cosa: come mai Llorente non gioca una partita, non ha mai giocato una partita, perché non lo fanno giocare? Tiene qualche problema? Solo questo volevo sapere, no, grazie. Io sinceramente non sento proprio l'assenza di Llorente, cioè, ma a noi meno manca Llorente, perché in questo momento non c'è Osimhen, gioca Mertens, esce Mertens, entra Petagna. Llorente non c'è spazio, a quanto pare, oltre a non essere neanche gradito dall'allenatore come tipo di caratteristiche, credo che abbia anche qualche problemino col Napoli, perché lui ha rifiutato più di una opportunità per andare da qualche altra parte, anche perché guadagnare i 3 milioni che gli dà all'anno il Napoli non è che trova tanto facilmente delle squadre. Io direi di sentire un altro messaggio vocale e poi andiamo nuovamente al telefono. Sentiamo. Buongiorno Raffaele. Ciao. Solo un pensiero. Massimo rispetto per il cadavere dei nemici. In guerra lo si è sempre, esatto, fatto. È così. Ed è doveroso, ma sul cadavere di Paolo Rossi tutti hanno avuto rispetto e non si poteva. Allora perché sul cadavere di Maradona molti non lo hanno rispettato e quello di Paolo Rossi? Molti non lo hanno rispettato, quelli che evidentemente hanno sofferto molto le vittorie del Napoli con Maradona. Io non posso darmi altra spiegazione, perché o è così oppure veramente c'è bisogno di trattamenti sanitari obbligatori per parecchie persone, altrimenti non si spiega. Gennaro al telefono. Pronto, ciao Raffaele. Ciao Raffaele, quanto riguarda questa polemica che si sta facendo su Maradona, non ci danno te che sei un ottimo professionista e tutto, un ottimo giornalista, ma queste varie trasmissioni tipo Tiki Taka, le varie trasmissioni di Rete 4 che parlano di politica, andiamo al dunque, sì. Allora, perché invitano
questi personaggi tipo Palumella, Gennaro Montour, la nonna che fa il video con la nipote, per fare audience, perché dopo... Non lo so, non te lo so dire, non lo faccio io il programma, io sono ospite di questi programmi, capito? È come se chiedeste a Decanio perché Auriemma fa intervenire, che ne so, Bagni. Decanio dice, ma io che ne so, mica faccio il programma. Io sono mi hanno ospite, chiamato, ragazzi, quindi non è inutile che mi chiedete queste cose. Messaggio vocale? Quello da quarto, no. Comunque le tue telecroniche non andrai mai più in televisione a farle, sai perché? Perché tu evidenziavi gli errori dei rigori non dati a Napoli, da quando non ci sei più, ne abbiamo avuto solo 9 in 3 anni, bella facci questa. Caso, mo devi tornare bella solo a Mediaset e chissà se te la fanno fare una telecronica, bella sei questa. Il nostro paladino quando vai in TV perché ti dice il favorisci di Napoli e quelli lascia favoriti, sei sempre onesto, ciao. È bellissima sta cosa. Secondo Lello da quarto il Napoli non ha più i rigori perché io non li evidenzio durante le telecronache. Cronologicamente corrispondono. Ha ragione, corrispondono infatti gli ultimi tre cose. Anni. Tra l'altro, abbiamo parlato l'altra volta nel caso Orsato che questo turno settimanale arbitrerà il Milan. Il quindi Milan. Evidentemente le grandi squadre le può fare Orsato. Esatto. No? Tranne l'Inter. Manuel al telefono, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao. Raffaele, ti ricordi che a inizio settembre ci sentimmo e commentammo i calendari e io ti dissi che il Napoli era l'unica squadra tra le sette, diciamo, famose sorelle che prendeva, che incontrava le altre sei, diciamo, big del campionato a coppia tranne la Juventus che incontrerà il Napoli e poi la Roma. Questo è molto penalizzante, molti dicono noi non dobbiamo fare di vittimismo, però cagacci cari, quando una squadra gioca magari con noi la settimana prima o la settimana dopo può attuare il turnover, cosa che noi non abbiamo potuto fare, e la cosa evidente è stata fatta anche quando noi abbiamo fatto partire i giocatori con la nazionale. Certo. Venne l'Atalanta e facemmo una partita spettacolare, cosa che non potete fare l'Atalanta. Cosa voglio dire? Questa cosa che ci è capitata, che ci sta capitando spesso, io non la vedo come una cosa che capita, poi dite quello che volete che sono complottista, tutto quello che volete voi. Ora noi, a danno nostro, per l'Europa League, perché se tu ci hai fatto caso, col Granada noi giocheremo a cavallo di Juventus e Atalanta. È vero, anche questo. Allora, è vero. Non si può fare, cioè, è vero che noi non dobbiamo spaventarci del Granada, ok? Però ragazzi, sono anche esseri umani che vanno in campo e non giocano a calcetto a calciotto come giochiamo noi. Perché specialmente per esempio uno, un giocatore come Insigne che ti fa tutta la fascia, certo, o un Lozano. Andiamo a chiudere così diamo anche spazio a... No, vuol dire, sottolineate magari queste cose... La tua sottolineatura è corretta e quindi è condivisibile. Messaggio vocale. Ah, Raffaele, ti volevo rispondere, volevo fare un commento sulla domanda che hai fatto a Salvatore. Sì. Bagni su Lozano. Io sono Leandro da Eindhoven. Ciao Leandro. L'anno scorso l'ho criticato tantissimo, avevo detto che era un pacco ed effettivamente quello che ha detto Gattuso dopo la partita contro la Sampdoria, che ha detto che Lozano quando tirava cadeva a terra, si reggeva in piedi, Gattuso l'ha ripreso. Ciao, grazie. È così, certo che l'ha ripreso, sia come ruolo, gli ha restituito il suo ruolo di esterno, che dovrebbe essere l'esterno sinistro, però va benissimo pure a destra. E poi non si reggeva in piedi perché non aveva una condizione atletica adeguata. Quell'accelerazione che ha fatto sull'assist del Petagna non l'abbiamo mai vista. Pazzesco. L'anno scorso, ma la velocità si vedeva, ma quella forza di andare via, esatto, alla Lavezzi, esatto, diciamo, non ce l'aveva l'anno scorso. Hai ragione, è stata un'accelerazione alla Lavezzi. Messaggio vocale? Buongiorno a tutti, Daniele da Salerno. Niente, no. Raffaele, secondo te, io penso che Napoli stava portando, non la deve perdere perché è una diretta concorrente, per non far scappare anche via l'Inter. Io ho una mia idea, cosa ne pensi? Io il primo tempo giocherei con il 4-3-3, però in avanti giocherei con Insigne, Mertens ed Elmas a destra, mi giocherei la carta Lozano da spaccare la partita al secondo tempo, cosa ne pensi? Grazie. Ma come fai? Dai, la partita la devi giocare subito, non è che puoi essere attendista. Tu devi essere attendista, ma anche avere le armi a disposizione per far male all'Inter. Lozano è un'arma che fa male all'Inter. Quindi la formazione ve l'ho detta, ve la ripeto. Secondo me Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne e Mertens. Questa è la formazione che io metterei in campo da profano. Sì. Poi Gattuso saprà cosa fare. Poi subentra la strategia. La strategia vuole, certo, che se vuoi la marcatura del trequartista su Brozovic ti metti più 2-3-1.
se invece vuoi giocarla più come l'anno scorso, impostarla diversamente, ti metti 4-3-3 con Zielinski che fa la mezzala, certo. Ma poi gli uomini quelli sono. Andiamo al telefono, l'ultima telefonata, Angelo. Sì, ciao, guarda, ciao. Raffaele, non mi trovi d'accordo su una cosa, grandi partite, grandi interpreti, non Dembe Maruiz, io contro l'Inter la possibilità gliela darei, anche perché a tre, col 3 di centrocampo può rendere di più, è una mia idea, è una mia, perché Dem è un buon giocatore, però su certi livelli non ci siamo ancora, almeno. Più piuttosto volevo una vostra valutazione, raffrontavo questi due dati. L'Inter segna molto nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, ribalta tantissimo al 90esimo. Il Napoli spesso regala gli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, anche con dei cambi non proprio ortodossi. Quindi abbiamo all'altezza. L'ultimo quarto d'ora, facciamo così, dai. Oppure no, facciamo nei quarti. Secondo me, tempo. La volta Gattuso non deve fare schietti, okay. Ce la dobbiamo giocare fino alla fine con una squadra decente in campo. Cioè, perché l'Inter al 90esimo deve vincere le partite. Lo ha dimostrato, l'ha dimostrato. Proprio contro di noi, l'ha dimostrato nel Boxing Day, segnando al 91esimo con Lautaro Martinez. Ultimo messaggio vocale, ce ne andiamo. Mercoledì sarà tosto perché, sai, l'Inter è una delle squadre più fisiche. Certo. E secondo me l'unica maniera sarebbe quella di attendere e poi al secondo tempo mettere insieme Politano e Lozano. Tutte e due insieme. È l'unica mina. Forza Napoli da Gianluca. Ciao Gianluca, grazie. Dobbiamo salutare Andrea. Dobbiamo salutare, vi lasciamo a Marte Sport Live, noi torniamo domani come sempre a mezzogiorno. Fammi ringraziare però Raffaele e tutta la nostra redazione, anche quella che lavora al portale gonfialarete.com e ovviamente Tony Molà, brillantissimo alla parte tecnica. Ciao Raffa, domani. Superlativo assoluto, no, va bene. Brillante sì, ma più non brillantino. Brillantino. Grande Tony Molà. Adesso però tutto ciò che riguarda il Napoli con Osimhen in Belgio, la squadra come si allena e domani sera cosa accadrà, lo sentirete nella prossima ora qui a Radio Marte con Marte Sport Live. Noi ci aggiorniamo a domani mattina, sempre ore 12. Ciao. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.